Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di avere avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone.» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Salve, buona Pasqua. Questo è il Vangelo della sera, della messa vespertina della Domenica della Risurrezione. Un brano del Vangelo che conosciamo, che ricordiamo tutti, i discepoli di Emmaus. Questo villaggio, non a caso, Emmaus, il villaggio dove Giuda Maccabeo, ecco, prevalse in una battaglia contro i pagani. Quindi questi due discepoli che se ne tornano da Gerusalemme tristi ad Emmaus, in questo villaggio, e voglio ricordarvi che quando diciamo villaggio nel Vangelo, diciamo sempre il luogo della tradizione, il luogo della chiusura mentale. Ecco, questi discepoli discorrono lungo la via di quello che è accaduto, se ne tornano tristi. Gesù si fa compagno di cammino, cammina con loro e provoca delle domande. E suscita ovviamente delle risposte, o viceversa, insomma. Quindi, che cosa vi è accaduto? Cosa state dicendo? Un Gesù che non dà risposte immediate, ma cerca di capire che cosa hanno nel cuore.
Guardate, sembra strano leggendo questo brano del Vangelo, come dire, scorgere quasi una delusione, non tanto sul fatto che Gesù è morto, ma sul fatto che Gesù è risorto. Intanto abbiamo sentito il rammarico, qual è? Sono 3 giorni, sono passate queste cose, intanto anche un po' si sono urtati, no? Cleopa, che è il diminutivo di Cleopatros, che vuol dire del padre illustre, quindi guardate che anche i nomi, il significato dei nomi hanno, ci dicono qualcosa, no? Questo Cleopatros che dice, ma solo tu sei forestiero, non sai queste cose, quello che è accaduto, no, non lo so, che è successo, ditemelo voi. E quello racconta, no? Di questo uomo, profeta, potente, in parole d'opere, e anche le loro attese. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ecco, ritorna l'idea di un Messia che deve liberare Israele, che deve restaurare Israele. Ma guardate che Gesù non è quel Messia che deve restaurare, che deve liberare Israele. Non è venuto a fare questo mestiere, come dire. Gesù è altra cosa. E Gesù spiega intanto la modalità della sua missione, no? Non bisognava che il Cristo, ecco, non bisognava che, come dire, il passivo divino, cioè doveva andare proprio così, che passasse attraverso la passione, attraverso la morte, per realizzare tutto ciò che poi spiega, anzi interpreta, perché è un termine greco che si traduce con fare l'ermeneutica, quindi interpretare tutto ciò che nelle scritture si riferiva a lui, no? Le scritture che dicono del compimento in Gesù. Ecco che bello questo cammino con Gesù che loro però non riconoscono. E perché non riconoscono? Perché la loro mente è chiusa. Abbiamo detto, vanno verso un villaggio, direi quasi il loro habitat naturale, questo villaggio che ricorda loro, come dire, le gesta vittoriose, no? del popolo di Israele, degli ebrei. Ecco, questo cammino con Gesù che dà calore, ma che loro non riescono a percepire, chiusi nei loro sogni di quel falso messianismo che si portavano dentro. Quindi l'incapacità a riconoscere Gesù che è compagno di cammino, che suscita domande, provoca risposte, insomma dialoga con questi 2 discepoli e li porta pian piano verso la verità. Arriva a un certo punto il momento in cui le loro strade devono separarsi. In pratica loro vanno per una strada, Gesù sembra andare per un'altra, e poi a un certo punto che cosa si dice? Si dice che quasi gli fanno un favore a Gesù, no? Quasi dicono, ma resta con noi, si fa sera, come si fa a viaggiare di notte? Ovviamente non c'erano lampioni, non c'era illuminazione altra né torce per una strada che era una strada fuori dal villaggio, fuori dalla città. E Gesù, sì, si fa commensale perché è arrivato il momento di mangiare. E quando Gesù, pronunciata la benedizione, spezza il pane, ecco, a questo punto lo riconoscono. Lo riconoscono, egli sparì dalla loro vista, ma per capire bene, per evitare di interpretare in maniera sbagliata, cioè Gesù non se ne va, diventa invisibile. Questo ci vuole dire l'Evangelista. Perché diventa invisibile? Perché il modo in cui noi dobbiamo riconoscerlo è in questo spezzare il pane. In questo spezzare il pane. Beh, qui diciamo che in questo cammino, in questo brano, c'è proprio descritta un po' tutta l'Eucaristia, via. L'ascolto di Gesù, il dialogo con Lui e poi il momento dello spezzamento, della frazione del pane, del mangiare. Ma in questo spezzare il pane, guardate, è importante, perché spezzare il pane, Gesù dice nell'ultima cena, questo è il mio corpo, quindi spezzare diciamo se stesso per essere mangiato, per diventare nutrimento per gli altri. Questo è quello che a noi rimane e questo è ciò che è importante per noi. Ma badate bene che questo che accade a Gesù
questo spezzare il pane, quindi spezzare per essere mangiato, questo deve avvenire in ciascuno di noi. Cioè questi discepoli che se ne tornano annunciando quanto hanno visto e riconoscendo, e questa è la cosa bella, riconoscendo adesso che gli ardeva il cuore nel petto. Cioè loro sono stati così sciocchi a non riconoscere Gesù nonostante dentro di loro qualcosa si muovesse, il loro cuore palpitasse, perché Gesù non era come gli altri, un viandante qualunque. E allora diventano annunciatori del Vangelo. Ma attenzione, per noi, ecco, non dobbiamo diventare solo annunciatori del Vangelo, se no siamo dei megafoni, se no siamo delle, come dire, degli altoparlanti che ripetono un nastro, che mettono in onda un nastro registrato. E l'annuncio del Vangelo va fatto secondo quella logica che abbiamo visto nel Giovedì Santo, la sera del Giovedì Santo, del servizio, dell'offrirsi, del rendersi mangiabili. Mi viene in mente la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Quando vanno da Gesù i suoi discepoli per dirgli: senti, congeda la folla perché ormai è tardi, fa che vadano a comprarsi qualcosa da mangiare. Beh, i discepoli no, la fanno facile, i problemi, hanno fame, insomma, congedali perché lo risolvano loro questo problema. E Gesù risponde in una maniera, io direi fantastica, che avrà lasciato i discepoli di stucco, perché dice loro: no, date voi stessi da mangiare, che vuol dire due cose. Che vuol dire, certo, fate in modo voi che loro possano mangiare, ma dice anche, ed è così, fatevi voi cibo mangiabile, cioè fatevi voi manducabili, diventate voi cibo. Ecco, questo è il senso. Quando, come Gesù, noi saremo riconoscibili come suoi discepoli, quando anche noi spezzeremo, come dire, le nostre vite per renderle mangiabili, per renderle, come dire, per metterci al servizio degli altri. Guardate, questo è importante, perché il mondo, e quando dico mondo dico quella parte di mondo che ancora non ha fatto una scelta, come dire, la scelta di seguire il Signore, però attende, però guarda i segni, a questi segni è sensibile, non ad altri, non alle nostre parole. Il mondo alle nostre parole non crede più, perché davvero ci siamo diventati anche risibili alcune volte agli occhi di tanti per la nostra scarsa coerenza. E anche, io direi di più, ma non lo dico io, lo dice il Concilio Gaudium et Spes, mi pare, sì, il numero 19, una responsabilità per l'ateismo, no? che si è diffuso. Un'idea sbagliata di Dio. Avevamo detto il giorno nel commento al Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, di un Dio che comanda e vuole il nostro servizio. No, non è così. Di un Dio che è sensibile non ai nostri riti, a quello che noi possiamo fare a livello di riti, ma è sensibile ai nostri bisogni. È sensibile ai nostri bisogni, Lui si dona perché noi possiamo essere felici. Ecco, Dio per noi vuole questo, che noi stiamo bene, che noi siamo felici, che noi realizziamo in pieno la nostra vita, che raggiungiamo la pienezza di vita. Non basta, la facciamo raggiungere anche agli altri. Cioè quello che è il motivo per cui Dio non dorme la notte, cioè il vederci, come dire, felici, nella gioia piena, deve essere la stessa ansia, la stessa trepidazione che deve caratterizzarci al pensare che c'è tanta gente che non sta bene, che c'è tanta gente che ha bisogno di qualunque cosa, di un sorriso, ma anche di un aiuto concreto, che noi prendiamo le parti, cioè che noi spendiamo il nostro tempo, che noi spendiamo parte della nostra vita perché loro siano felici. Guardate, questo è il senso di tutto. Se noi dalla Pasqua non cogliamo, anzi direi proprio, se noi dalla Pasqua non riceviamo, non accogliamo, il Signore ce la dà, questa forza per essere testimoni del risorto. E testimoni del risorto vuol dire fare come ha fatto Lui. E Lui si è donato fino alla fine, ha donato se stesso, ha donato la sua stessa vita, no? Con tutto ciò che la sua vita terrena è stata, e quello è stato solo, come dire, il culmine di una vita che è stata donazione continua. Beh, se noi non accogliamo questa forza,
che Pasqua è la nostra. E allora saremo credibili solo se ameremo fino alla donazione totale, fino allo spezzarci e donarci per gli altri, renderci pane per gli altri. E l'augurio, l'auspicio per me ed è l'augurio che io faccio a tutti voi, augurandovi davvero con tutto il cuore buona Pasqua.